Italia Viva propone una bicamerale, una commissione bicamerale per le riforme, a guida però dell'opposizione. Abbiamo proprio con la nostra Laura Cannavò il presidente e coordinatore di Italia Viva, Ettore Rosato. Laura, la linea a te. Allora Luca, come dicevi, Ettore Rosato, coordinatore, presidente di Italia Viva, vicepresidente della Camera, avete proposto la bicamerale, ma non è un modo per allungare i tempi sono stretti in realtà? No, perché questo non è che vogliamo fare la bicamerale adesso, vogliamo dire il modo per procedere sulle riforme è quello di coinvolgere anche le opposizioni, perché sulle riforme vanno coinvolte anche le opposizioni e noi pensiamo che questa sia la strada migliore, non appunto in poche ore definire in maggioranza quali sono le riforme istituzionali da fare. Questo vale anche per il recovery, non con la commissione bicamerale, ma come modo e come metodo. Cioè noi pensiamo che anche sulle grandi scelte, soprattutto il recovery riguarda i prossimi 10 anni, il futuro dei nostri nipoti che dovranno pagare i nostri mutui, eccetera, è necessario coinvolgere anche le opposizioni nella definizione di quali sono le strategie su cui costruire il futuro dell'Italia. Voi chiedete una forte discontinuità al governo che nascerà, se sarà Conte Ter o se sarà un altro ancora più sarà discontinuo, ovviamente sui contenuti ma anche sui nomi. Noi chiediamo una discontinuità, intanto partiamo dai contenuti, perché i contenuti sono la base della nostra crisi. La crisi è nata perché noi vedevamo un governo paralizzato di fronte a delle esigenze evidenti a tutti gli italiani, che sono la crisi economica, la crisi sanitaria, la crisi educativa, e rispetto a queste tre emergenze c'è bisogno oggi di degli atti molto forti da parte del governo. E anche nomi nuovi. Ma partiamo dalle esigenze. Quando si capisce quali sono le esigenze, dopo la squadra, il premier incaricato, la squadra, saprà anche trovare le persone giuste per interpretare questo. Però la trattativa chiaramente arriverà a un punto, domani appunto il presidente Fico dovrà portare questo nome al presidente Mattarella, voi dovrete dire se Conte è ancora possibile oppure no. E lo faremo. Lo farete, ma si sta trattando anche su un'eventuale squadra di governo. Si sta trattando, e come avete ricordato voi in apertura del servizio, si sta trattando in un tavolo per capire qual è il tipo di giustizia che vuole questo governo. Ecco, sulla giustizia, per esempio, voi avreste veti su Bonafede? Guardi, il problema non è il veto su Bonafede, è che noi siamo dei garantisti, perché c'è scritto nella Costituzione. Quindi noi vogliamo un programma di governo che sia rispondente a queste caratteristiche, il garantismo previsto dalla Costituzione. E Bonafede non l'ha dimostrato fino a questo momento. Quindi noi vogliamo che su questo ci sia una chiara impostazione garantista, che peraltro è maggioritaria nel Parlamento italiano. È maggioritaria, vogliamo tornare ai principi della riforma Orlando. Ecco, altre discontinuità necessarie per Italia Viva? A cominciare dalle politiche economiche, ma adesso non focalizziamoci sul ministro. Le politiche economiche. Gualtieri è stato blindato. Nessuno di noi è blindato, cioè il voto di fiducia blinda, non le dichiarazioni. Quello che è blindato invece è l'esigenza di questo Paese, che sta soffrendo la crisi economica in maniera più dura che tutti gli altri Paesi europei, di come si esce dalla crisi. E come si esce dalla crisi non con una politica semplicemente di sussidi, che servono per sanare l'emergenza, ma con un grande, serio piano degli investimenti che va previsto da recovery. Nel recovery l'Unione Europea, Gentiloni, tutte le categorie economiche e i sindacati hanno detto che quello che sta scritto non va bene. Okay. Noi vogliamo riscriverlo. Quindi chi lo ha fatto, diciamo, dovrebbe essere sostituito. Per esempio, ma non arriviamo sempre alle sostituzioni delle persone, perché a noi non piace questo, non è questo il punto. Perché se noi scriviamo, facciamo bene le cose, arriveremo anche a trovare le persone che lo fanno in maniera adatta e che seguiranno le indicazioni. Nomina sunt conseguenze rero. Certo. Certo. Allora, però Matteo Renzi scrive forte discontinuità anche sul, probabilmente sul nome del Presidente del Consiglio. Cioè, cosa volete per dire sì al Conte Ter? Noi vogliamo per dire sì a qualsiasi governo, ma questo, diciamo, sta nei principi su cui dovrebbe lavorare qualsiasi partito. E io ho raccolto in maniera importante anche le dichiarazioni che hanno fatto il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, ma con un grande, serio piano degli investimenti che va previsto da recovery. Nel recovery l'Unione Europea, Gentiloni,
Tutte le categorie economiche e i sindacati hanno detto che quello che sta scritto non va bene. Okay. Noi vogliamo riscriverlo. Quindi chi l'ha fatto, diciamo, dovrebbe essere sostituito. Per esempio, ma non arriviamo sempre alle sostituzioni delle persone, perché a noi non piace questo, non è questo il punto. Perché se noi scriviamo, facciamo bene le cose, arriveremo anche a trovare le persone che lo fanno in maniera adatta e che seguiranno le indicazioni. Nomina sunt consequentia rerum. Certo. Certo. Allora, però Matteo Renzi scrive forte discontinuità anche sul, probabilmente sul nome del Presidente del Consiglio. Cioè, cosa volete per dire sì al Conte Ter? Noi vogliamo per dire sì a qualsiasi governo, ma questo, diciamo, sta nei principi su cui dovrebbe lavorare qualsiasi partito. E io ho raccolto in maniera importante anche le dichiarazioni che hanno fatto il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, uscendo dalle consultazioni con il Presidente Fico, il fatto che ci si concentri su cosa fare. Guardi, questo Paese sta attraversando un'emergenza che non si risolve con un nome diverso, si risolve con delle politiche diverse. Allora, se noi vogliamo fare seriamente gli interessi degli italiani, dobbiamo essere coerenti a questo, fare cose diverse rispetto alle esigenze del Paese. Dopodiché i nomi arriveranno. Ecco, per esempio quello di Draghi potrebbe arrivare, se ne parla, aleggia, sono stati smentiti i contatti, ma ci sono stati probabilmente, soprattutto da parte magari di Matteo Renzi in questi giorni. Ma secondo lei io tiro per la giacchetta Mario Draghi? Mario Draghi è una delle riserve di questa Repubblica, una personalità che in questo Paese può fare bene qualsiasi cosa. Noi adesso siamo concentrati sulla verifica, e lo faremo fino in fondo, di costruire un governo politico. Se questo governo politico avrà una base programmatica condivisa, nascerà un governo politico. Se questo governo politico non avrà una base programmatica, allora non nascerà. E cosa nascerà? Nascerà un'altra cosa. Sicuramente nascerà un governo, perché questo Paese ne ha bisogno e questo Paese non andrà al voto. Noi però lavoriamo seriamente per far nascere un governo politico. Non andrà al voto, però questo lo decide il Presidente della Repubblica. Certo, ma questa è la mia opinione personale, che io penso che all'interno del Parlamento, certo, il Presidente della Repubblica ha la facoltà di decidere lo scioglimento delle Camere quando vuole, però io penso che in questo contesto ci sia una consapevolezza tra le forze politiche che c'è l'esigenza di costruire un governo che sia adeguato. Però non basta essere al governo, non basta fare un governo, bisogna anche fare le politiche che il governo richiede. Che percentuali dà alla nascita di un governo politico con Conte, un governo politico senza Conte, con un'altra guida, o un governo istituzionale del tutto? Non do nessuna possibilità e nessuna percentuale. Penso che tutte le percentuali stanno nel lavoro che bisogna fare al tavolo sul programma. Penso che tutte le percentuali stanno lì. Quando finiremo, vedremo quel risultato. Quando vedremo gli esiti di quel tavolo, allora sapremo che percentuale. E se gli esiti saranno positivi, le dico che se gli esiti saranno positivi, il governo nasce. Se sul programma noi riusciamo a fare una sintesi seria, e quindi gli italiani sapranno che dal governo che nasce ci sarà un piano vaccini adeguato, delle risposte sulle infrastrutture, l'emergenza educativa verrà affrontata seriamente, ci sarà una capacità di finanziare in maniera adeguata la sanità. Se sapranno che su questi temi qui i gruppi politici si sono messi d'accordo e hanno costruito per questo una maggioranza di governo, il governo ci sarà. Però Rosato, va avanti anche una trattativa parallela, questo tavolo sul programma va avanti, ma c'è una trattativa tra i leader, tra i capi, cioè c'è un modo appunto per arrivare a questa soluzione entro stasera, che forse non passa da questo tavolo. Entro domani ci saranno tutte le risposte, su questo io ne sono convinto.